Le sfide tra Torino e Cantù appartengono alla storia della pallacanestro italiana. Oggi Franco Ciani contro Meo Sacchetti. Un tempo, nel 1981-82, pochi giorni prima di Natale, la sfida era Valerio Bianchini, allenatore dei campioni d'Italia della Squib Cantù, contro Gianni Asti, che allenava la Berloni Torino. Cantù è favoritissima, ma in campo succede qualcosa di particolare, perché un tale Meo Sacchetti, che oggi allena di là, ma un tempo giocava di qua, sotto la mole, la fa pagare cara a Valerio Bianchini. Valerio, il Vate, il mio amico Valerio Bianchini, quando allenava la Stella Azzurra, siamo alla fine, nella seconda metà degli anni 70, non aveva voluto Meo Sacchetti a Roma perché, disse quasi con un pizzico di altezzosità, a lui servivano giocatori di basket e non centurioni, facendo riferimento al fisico possente di Meo. Meo fece capire a tutti alle Olimpiadi di Mosca 80 che lui era campione di basket e non centurione. Aveva annullato Sergei Bielov, illuminando gli azzurri verso la medaglia d'argento. E poi, in quell'81-82, qualche giorno prima di Natale, in Squib Cantù, i tricolori della Squib, Berloni Torino, fu proprio lui, il centurione di Altamura, ad essere fondamentale. La vendetta di Meo Sacchetti, che questa volta tutto il Pala Gianni Asti saluterà con particolare affetto. Buona partita a tutti.